questo mio intervento intendo sottolineare solo un aspetto riguardante questo progetto di legge, e che è il rinforzo dell'attività degli agenti di polizia locale per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata. Poi per tutto il resto dei contenuti del progetto di legge ci penserà il mio collega Casalino. Su questo fronte abbiamo fatto 11 emendamenti. Tutti gli emendamenti vanno a toccare più o meno tutti gli articoli del progetto di legge, inserendo semplicemente anche un'attenzione per la lotta contro la criminalità organizzata, e quindi all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 4, in particolare anche all'articolo 16, laddove vengono definiti i nuclei già definiti appunto dalla legge regionale. Noi aggiungiamo anche il quinto nucleo, che è il nucleo contro la criminalità organizzata, per dare un potere aggiuntivo alla polizia locale per agire nell'attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni della criminalità organizzata. Perché è inutile dirlo, nei campi dell'edilizia, degli appalti, del movimento terra, delle cave, l'attività giudiziaria e l'attività investigativa hanno sempre più bisogno di un supporto su qualsiasi fronte, quindi anche e soprattutto dagli agenti della polizia locale, che del controllo del territorio sono le sentinelle forse più importanti. E questo introduce anche l'ordine del giorno che ho presentato, che è il 534, che va a chiedere sempre in riferimento a un maggior rinforzo e una maggiore efficacia del potere dell'agente di polizia locale, va a introdurre una funzione di extraterritorialità degli agenti. La cornice normativa di questo nostro ordine del giorno fa riferimento alla legge che citava prima il collega di Fratelli d'Italia del 1986, che già intuisce una sorta di coordinamento dei corpi e dei servizi, però con un apposito piano di accordo e con una sorta di autorizzazione da parte del prefetto. Anche la legge regionale 4, numero 4, intende fare un coordinamento di queste attività della polizia locale. Poi con l'arrivo di Expo si sono introdotti delle innovazioni, in particolare sia nel piano Expo Mafia Free, che è lungi dall'essere Mafia Free, come abbiamo visto, ma ha introdotto anche qui dei compiti all'interno di chi ha sottoscritto quel piano, in particolare Regione Lombardia, che prevedono delle interconnessioni tra le polizie locali. E da ultimo il protocollo d'intesa, che inizialmente era stato firmato solo dal Comune di Milano, Ro, Pero e Baranzate, a cui si sono poi aggiunti altri 14 comuni. Tutti questi sforzi sono andati nell'ottica di fare una sorta di interconnessione e di rinforzo dei poteri della polizia locale, e soprattutto l'ultimo protocollo ha lo sforzo di agire in termini di extraterritorialità. E a noi piace molto questa logica, perché soprattutto diverse opere provinciali necessitano di un potere aggiuntivo degli agenti della polizia locale, che devono poter agire anche al di fuori del proprio comune. Ormai l'abbiamo verificato costantemente in tantissime occasioni. Sono le opere infrastrutturali, sovracomunali, sovraprovinciali che necessitano di quel controllo del territorio che dicevo prima, e cioè di quell'occhio attento che solo o forse in maniera puntuale l'agente di polizia locale può portare, e non deve avere la barriera del confine del proprio comune. E allora con questo ordine del giorno chiediamo che si possa prevedere per tutte le opere sovracomunali e sovraprovinciali, quindi non solo per Expo, un raccordo, un protocollo di extraterritorialità per gli agenti di polizia locale. Grazie.